Seconda parte delle pillole di didattica a distanza. Le matite. Che poi disegnando le certe cose veramente si accorge un sacco di errori. Quindi anche i grandi o le cose che ci piacciono di più compiono degli errori e sbagliano. Work in progress. Ricordiamoci, leggeri, incliniamo anche un po' la matita. Ora io faccio il video, ma non ho più l'immagine di riferimento e non mi ricordo bene i colori. Errore. Allora, la prima stesura non è molto uniforme, questo però abbiamo detto che ci fa gioco anche per la risa poi dei capelli, no? Il fatto che sono proprio fatti a fili. L'importante è essere leggeri. Mentre carica, arrivano mail, eccetera, eccetera. Io disegno. Ovviamente il disegno andava gommato, cosa che non ho fatto. Mi sono, vedete, segnata leggera le luci, quindi dove non dovrò passare. E procedo ora, dopo le bozze, nella parte per i capelli, la prima stesura del colore della pelle. Il principio che abbiamo illustrato per il tablet è valido anche qui, ovviamente. Il tablet ovviamente prende spunto dalle tecniche tradizionali. Quindi abbiamo detto si procede per livelli, quindi non si fa subito un occhio bellissimo, ma si procede per campiture, per livelli, velature, quindi successive, leggere, non ci preoccupiamo della bellezza e piano piano andiamo a osservare direzione, pressione, amalgama dei colori. E per fasi successive completiamo il nostro lavoro. Molta calma, non ci corre dietro nessuno. Ricordiamoci anche che il nostro presupposto non è creare in questo momento capolavori, ma è allenarci e avere subito, con pochi esercizi, piccoli ma visibili miglioramenti. Questo è il nostro obiettivo. Piccoli ma visibili miglioramenti. Quindi io mi sforzo per fare qualcosa che produce subito, immediatamente, un risultato. Questo deve essere la vostra concentrazione. Procediamo, usiamo anche un po' di pressione, direzione del segno. Andiamo a scurire. Eccoci. Le giornate si stanno allungando e oggi posso beneficiare di questa bellissima luce del tramonto di riflesso. Allora, come vedete, piano piano sta acquisendo il nostro elaborato più tridimensionalità. Abbiamo una luminosità nei capelli, si inizia a vedere un po' delle ciocche, si distingue la frangia rispetto alle lunghezze e ho ripreso in mano il velo per farvi una domandina. Questi due colori, perché ci danno subito questo effetto più gradevole, più tridimensionale? Allora, i ragazzi di terza lo sanno, alcuni di seconda anche, perché abbiamo detto che si usano i colori complementari, ovvero
un primario, il blu, e un secondario, l'arancio, che si completano a vicenda, cioè riformano, abbiamo detto, la triade dei primari. E quindi abbiamo, utilizzando le proprietà del colore, un effetto di gradevolezza, di armonia e anche di contrasto immediato. Ecco cosa ci serve anche la teoria e l'osservazione anche delle grandi opere d'arte, che spesso utilizzano questi principi, anche quando sono sottaciuti. Ecco, la prima parte del video è stato caricato, il cellulare si è scaricato nel frattempo dove ho fatto le altre riprese, e poi abbiamo un intruso che è l'Apple Pencil e un'altra cimelio invece che è la matita e il portamine del mio babbo quando faceva la scuola superiore il geometry. Quindi pensate, quello che vi dico sempre in classe, i buoni materiali poi ce li ritroviamo e si usano per tanto tempo. Io ho tantissime cose che ancora utilizzo della scuola. Ok, allora continuiamo, procediamo. Allora, ho rimesso il giallo, vedete la bellezza del lavoro con le matite è proprio questo, il poter tornare, amalgamare, miscelare, risfumare. Ok, qui ho rimesso un po' di verde. E adesso procediamo con il rosso, temo che proprio mi stia per abbandonare la luce. E come sappiamo, per vedere proprio i colori reali abbiamo bisogno di una luce naturale, non della luce artificiale, falsa sempre, un po' i colori. Un po' espressionista, un po' fondo. Guarda un po' quei colori, certi ritratti di Matisse. Ok, mi fermo perché non c'è più luce, sto iniziando a fare dei fastrocchi, non ci vedo più. Bene, allora buon proseguimento, e se provate a fare lo stesso disegno mandatemelo, che così facciamo un confronto. Alla prossima!